Hello children, how are you? Welcome back to a new English lesson. Bentornati a una nuova lezione di inglese. Oggi parleremo della casa. Ok? Come vi avevo detto, parliamo della casa e delle sue parti. Ma ora vediamo. Casa in English si dice home, ma anche house. Allora, qual è la differenza? Ora vi dico qual è la differenza tra home and house. You listen me, yes? Let's start. The difference between house and home è che house significa mura, edificio, quindi questo termine viene utilizzato per indicare, per esempio, la mia casa è grande, my house is big. Home, invece, si riferisce al nucleo familiare, dove noi stiamo, abitiamo. Yes? Infatti avete visto, molte volte si dice home sweet home, casa dolce casa. Yes? Si dice sempre home sweet home. Infatti, per dire stiamo a casa, si dice we stay at home. Per dire andiamo a casa, let's go home. Cosa dovete ricordare? Che la parola home non vuole né l'articolo de né la preposizione to. Yes? Quindi va da sola, ok? La parola più utilizzata quindi è home, perché noi parliamo di casa come proprio famiglia dove noi abitiamo. E allora andiamo a vedere quali sono the part of home, le parti della nostra casa. Yes? Allora, attic. Attic è la soffitta. Bedroom, la camera da letto. Hall, il corridoio, vedete? Hall, e questo è un altro hall. Bathroom, il bagno. Study, lo studio. Living room, il salotto. And kitchen, la cucina. Ora vediamo in ciascuna di queste parti quali sono i mobili che si trovano al loro interno. Mobili si dice furniture, furniture. These are the furniture in the kitchen. Yes? Cupboards, le credenze. Yes? Fridge, sink, il lavandino. Cooker, il gas per cucinare. And table. And chair. One chair, two chairs. Yes? Let's go in the living room. In the living room ci sono one lamp, sofa, one plant, TV and picture. Yes? Now, in the bathroom, there are bath, shower, toilet, sink, vedete il lavandino? Si dice sempre sink. C'era anche in the kitchen. E lo specchio, mirror. Yes? Infine, in the bedroom, abbiamo the bed, appunto il letto, desk, la scrivania, with the PC, yes, and wardrobe, l'armadio. Ok? Sono andata veloce perché questo voi già lo sapete, yes? Allora, cosa vi chiedo? Vi chiedo di fare una piantina della vostra casa. E in queste four
room, in queste quattro stanze, voi dovete mettere due oggetti che si trovano nella stanza richiesta. Yes? Senza che lo stampate, lo potete disegnare. Yes? Per vedere se sapete quali sono le furniture in this room. Yes? Pensate che abbiamo finito? No, no, ancora non abbiamo finito. Aspettate che c'è un'altra cosa. Ma voi lo sapete qual è un'altra casa che tutti abbiamo, comune a tutte le persone del mondo? È la terra. La terra è la nostra casa. È la casa di tutti. It is the home of everyone, di ognuno. Quindi è molto importante che noi vogliamo bene alla nostra terra, perché qui dobbiamo vivere. Questo è il nostro pianeta e quindi dobbiamo mantenerlo sano. Infatti, proprio ieri e ogni anno, il 22 aprile, 22nd April, si festeggia The Earth Day, che significa il giorno della terra. Yes? Ma il giorno della terra è una festa, ma noi dobbiamo pensare a tutti i giorni come giorno della terra. E quindi dobbiamo voler bene alla nostra terra. We love the earth. Yes? Per questo vi faccio sentire ora una song, una canzone che ci spiega l'importanza del nostro pianeta, planet and world, world significa mondo, e qual è il comportamento che noi dobbiamo tenere per mantenere l'ambiente e proteggere la nostra terra. Yes? Ascoltate. Oh, this is our earth. Oh, this is the place where we belong. This is our home. Oh, this is our time. Oh, this is the place where we come from. Pick up the trash, put it where it should go. You do your part, preserve this earth, you know. Our world, uh-oh, this is our earth, uh-oh, this is the place where we belong. This is our home, uh-oh, this is our time, uh-oh, this is the place where we come from. Try to reuse, recycle what you can, and do your part, and give a helping hand. Allora, bambini, tutti dobbiamo fare la nostra parte per proteggere l'ambiente. For protect the environment. Quindi ci sono dei comportamenti che dobbiamo tenere per mantenere la nostra terra bellissima, così come la vediamo, perché noi abbiamo una terra bellissima, beautiful, e così la dobbiamo mantenere per il resto della vita. Yes? Quindi che dobbiamo fare? Ridurre l'emissione di spazzatura, riciclare, riutilizzare e riforestare, cioè mettere più alberi perché mantengono l'aria sana. Quindi reduce, recycle, reuse and reforesting. Yes? Allora, che cosa vi chiedo? Vi chiedo di scrivere su due fogli quali sono le cose da fare per aiutare il nostro pianeta, quali sono le cose giuste da fare, come gli alberi, le piante, andare in bicicletta,
pulire, tenere pulito, riciclare e voler bene al nostro pianeta, conservarlo. E quali sono le cose da non fare? Pollution, l'inquinamento, litter, buttare via le cose, inquinare, la plastica and sprecare l'acqua, wasting water. Yes? Anche voi dovete indicarmi quali sono le cose giuste da fare e quelle da non fare. Yes? Bene, io spero che abbiate capito la lezione, che non è solo una lezione di inglese, ma anche una lezione per vivere meglio nel nostro pianeta. Yes? Ma io sono sicura che voi queste cose già le sapete. Ok? Vi lascio con questa bella immagine del nostro pianeta, che dovrà rimanere così per sempre, e vi saluto. Ciao bimbi, ci vediamo presto. Bye bye. See you soon on Monday. Yes, ci vediamo lunedì. Goodbye.